Allora, bello Salvatore, io stavo intervistando qualche altro, però mi stava aspettando. Cosa hai da dirmi della Coppa Sila con il 130? Salvatore, dimmi. E vabbè, la gara è una gara storica, è una gara che l'ho sempre, quasi sempre fatta. È una gara molto tosta, molto dura. Non è una gara che veramente si... Non è un giochino la Coppa Sila. Soprattutto con questa bestia di macchina, no? Che è 4 anni che non la facevo girare. Adesso me ne vado, ce la faccio pure il casco, che sono pieno di sudore. Ok, ne parliamo meglio adesso. Un attimino di pazienza. Sì. Allora, siamo belle bagnate di sudore. Non so quanti di sudore. La Coppa Sila fa sudare i piloti. Tutto bagnato perché è una gara bellissima, eccezionale. È la macchina. Quindi ho combattuto oggi con due. Con il percorso? Il percorso e con la vettura. Perché questo è una cavalla impazzita. No, la macchina è andata bene. Gli avevo fatto l'ultima messa a punto, l'avevo fatto la settimana scorsa. Dopo 4 anni che non la tenevo fuori, che avevo anche la rossa. Contentissimo della macchina, contentissimo dell'asfalto, contentissimo della stabilità, contentissimo di me stesso, no? Non ho voluto forzare più di tanto perché già ieri avevo già ottimi tempi, non era il caso di rischiare di investire la macchina o meno perché non c'è una grande lotta competitiva. Ringrazio l'organizzazione, come al solito, tutte le organizzazioni che si sacrificano, ci sacrifichiamo a fare sia gare che slalom, tutti i piloti che sono tutti amici nostri e soprattutto a te Renato che ci intervisti sempre. Grazie e Salvatore. Aspetta, non finisci? E vi aspettiamo a Oppido allo slalom 4 e 5 ottobre, ci tengo personalmente. Assolutamente sì. Mi sarà... potete passare che non corro io. Va bene, grazie Salvatore. Grazie, ciao ciao. Momento periodo J2 classe A2000, seconda posizione per Elio Vagali su Fiat Ritmo 130, come la Fiat Ritmo 130 è quella del vincitore. Sto parlando del pilota della Piloti per Passione, Salvatore Lipari. Ciao Toto. Grande Toto. Eccoci qua con la penultima premiazione di classe, arriva Salvatore Lipari, molto soddisfatto dalla sua prestazione, come sempre estremamente gratificato, purché si tratti di correre, purché si tratti di gare in salita, soprattutto per la nostra. Grazie a voi.